Nuovo appuntamento con la rubrica di Piemonte Notizie dedicata al basket. Questa settimana ci siamo spostati a Casale Monferrato, sul parquet del Pala Ferraris, la casa della 9+, abbiamo incontrato Stefano Gentile, fratello maggiore di Alessandro, guardia dell'Olimpia Milano e figlio del grande Nando Gentile. Quando ti trovi in un posto dove vai a vedere tuo papà che gioca davanti a 20.000 persone, ti viene naturale voler seguire quel percorso. E quindi penso che, diciamo, sia la passione sia nata già da piccolino, perché comunque ho sempre seguito mio padre, sono sempre stato ai suoi allenamenti, quindi giocare anche insieme agli altri bambini è una cosa che viene naturale. Però da quel momento, dopo aver visto tutto quell'entusiasmo intorno alla squadra di mio papà, intorno al personaggio di mio padre, diciamo che volerlo emulare era una cosa, penso, naturale. I valori che mi ha dato il basket sono sicuramente che il lavoro paga, che il sacrificio paga e che per raggiungere un obiettivo, per raggiungere un qualsiasi obiettivo tu abbia nella vita, ci devi lavorare. Non è una cosa che viene così semplicemente. Quindi penso che questo è quello che mi ha dato lo sport e questo è quello che vorrei trasmettere anche a ragazzi che magari vogliono cominciare ad approcciarsi a questo ambiente o comunque a qualsiasi tipo di ambiente, sia che sia lavorativo, che sia appunto sportivo. Penso che sia fondamentale, no? Il fatto che con il sacrificio e con il lavoro duro si può arrivare a quello che si sogna, insomma. Ma il mio top dream team, ci sono tantissimi giocatori. Ho sempre detto che il giocatore che ammiravo di più quando ero ragazzino era Steve Nash. Adesso è un pochettino invecchiato, però penso che sia un esempio da seguire per tutti. Era sicuramente un giocatore, non il giocatore più esplosivo, sicuramente non era il giocatore più talentuoso, ma è riuscito con il suo grande lavoro, con la sua grande intelligenza, a essere due volte nominato MVP dell'NBA. Quindi credo che, ecco, come ho detto prima, sia un esempio da seguire. Io, come dico sempre, devo molto a questa società, a questo ambiente, e cerco con tutte le mie possibilità e con tutto il mio impegno di ricambiare la fiducia che mi è stata data. L'obiettivo è la salvezza contro Avellino, due punti importanti, adesso però saranno tutte finali. Ma sì, penso che sono cominciate ad essere finali già un po' di tempo fa. È chiaro che con l'entusiasmo che abbiamo ottenuto con la vittoria di Avellino dobbiamo andare avanti e dobbiamo provare a vincerne il più possibile.